Buongiorno ragazzi, voi ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del Bar Sport per quanto riguarda la terza giornata di campionato. Prima di tutto devo dire che in questo video non ci sarà, cioè non saranno a quanto menzionate Empoli e Crotone, non saranno affatto menzionate, che dire alquanto, non saranno affatto menzionate Empoli e Crotone perché giocano di lunedì, sto registrando questo video di domenica sera, anche se poi andrà effettivamente online di lunedì, perché non posso registrare domani sera perché poi martedì ho troppi video da caricare, per cui si carica oggi, mi dispiace per i tifosi di Empoli e Crotone che non vedranno le loro squadre menzionate nel Bar Sport, però vabbè ragazzi, questione di settimana prossima. Partiamo con il Bar Sport, ma prima come sempre sigla. Ok, allora partiamo proprio dal Napoli. Perché? Perché ho voglia di parlare prima del Napoli. Poi parlerò anche della Juventus, anche se comunque forse dovrei parlare prima della Juventus per quanto riguarda anche l'ordine cronologico e anche l'ordine di classifica. Ma c'ho voglia prima di parlare del Napoli, quindi parliamo del Napoli. Primo tempo veramente pessimo, non solo del Napoli ma anche del Palermo. Cioè proprio primo tempo pessimo dal punto di vista del gioco. Proprio due palle che cascavano e ritornavano attaccate a noi. Nel secondo tempo è stata messa tutto molto più in discesa. Il Napoli l'ha sbloccata con Hamsik che supera Maradona, praticamente Hamsik in gol. Hamsik ha superato Maradona semplicemente solo facendo gol al Palermo, perché ne ha fatti 48 in carriera. I tifosi del Palermo sperano che Hamsik prenda il rosso la partita prima che appunto di affrontarlo, perché ogni volta che vede rosa-nero diventa un toro che vede il rosso e lì incorna. È una cosa ragazzi incredibile. Hamsik non so perché, forse odia il Palermo, boh. Zielinski, devo dire buonissima partita. Non basta questo per farmi rimangiare tutto ciò che ho detto. Per me Zielinski 17 milioni è troppo, però ragazzi non si sa mai. Per ora buona partita, mi è sembrata, mi ha fatto una gran partita di quantità, quindi complimenti a Zielinski. Per ora bene così. Caglion segna, proprio ma sminchiato, perché avevo detto prima appunto della partita, avevo detto che Caglion non segnava mai, ma perché era vero, perché con Sarri, cioè non ho detto che è scarso, ci mancherebbe, è fortissimo Caglion, a me piace tantissimo, sta un po' sul culo perché ci fa sempre gol, ma a parte questo è fortissimo, però con Sarri non segna mai. Però non è un difetto, cioè è un pregio, perché con Sarri faceva più la fase difensiva. L'avevo detto a un iscritto proprio tipo un'ora prima della partita, arriva la partita e fa doppietta, vaffanculo, mi fai rimanere come un fagiano. A parte questo, doppietta di Caglion che regala i tre punti al Napoli, tre punti importantissimi. Insigne, bene, Insigne ce l'avevo anche al fantacalcio ma l'ho lasciato fuori. Comunque ha giocato molto bene, ha fatto anche un assist, però io l'avrei lasciato fuori. Perché? Perché in questo modo vai a vedere che viene premiato ingiustamente Insigne mandandolo in campo e viene tolta l'opportunità di andare in campo a Mertens, che sta facendo un grande inizio di campionato. Quello che dico sempre, cioè che se Insigne gioca una merda, fai giocare Mertens. Ieri ha giocato bene Insigne, ma non si meritava secondo me di scendere in campo dopo tutti i problemi legati al contratto, al fatto che lui voleva giocare per forza, al fatto che lui voleva più soldi. A quel punto avrei messo Mertens. Forse l'ha fatto proprio perché voleva fare turnover in Champions, darà l'occasione di giocare a Mertens. Forse è così, andiamo a vedere. Comunque Insigne generalmente ha fatto una buonissima partita. Palermo invece i peggiori, Posavec, che poi ragazzi io sembra che tutte le settimane ce l'ho con Posavec, a me non mi cambia niente, però ribadisco, per la salvezza non ti serve un portiere sconosciuto, ti serve un portiere esperto. Per me Posavec, ripeto, può fare solamente il lavavetri. Nulla contro i lavavetri, ci mancherebbe, però un portiere che para così per me è un lavavetri. E Alesami, che veramente ieri ha fatto pena, misericordia, ha sbagliato tutti i cross, ha perso più palloni possibili, ogni volta dicevo questo è un pallone da perdere, lo perdeva, cioè una cosa incredibile. Passiamo alla Juventus che vince 3-1 contro il Sassuolo, vince e resta a punteggio pieno prima in classifica. Boom, sono partiti così praticamente, sia Juve che Sassuolo, cioè dopo mezz'ora stavano 3-1, ho detto ma che cazzo è successo, qua c'era proprio il farsuccio del gol, ci hanno giocati tutti gol alla Slime, a parte i scherzi. 3-1 dopo 20 minuti, questa partita finisce tipo 9-5, 9-4, invece poi si sono fermati e ho detto vabbè basta ragazzi, siamo rotti al cazzo, hanno fatto 4 gol in 20 minuti, mo fermamosi. E così hanno fatto. Juventus esplosiva, Higuain è un grandissimo giocatore, ovviamente bisognerà valutarlo per quanto riguarda tutta la stagione, se varrà 90 milioni o se non li varrà, comunque li vale o non li vale, la Juventus purtroppo può permetterselo, l'ha comprato e quindi inutile parlarne. Ha fatto ieri doppietta, poi ha segnato Pjanic, rosico, ha segnato Pjanic. Ottimo Consigli, che praticamente ha fatto l'anti-Juventus da solo, le parava tutte, tranne vabbè i gol, ma comunque non era così facile, comunque le ha parate tantissime Consigli. Chiellini mi prende per culo, cioè ha fatto una partita della Madonna, lo tifavo in nazionale, ha fatto pena, alla Juventus partita della Madonna, sei un bastardo, sappi che sei un bastardo, no, a parte i scherzi. Poi vabbè la Juventus, cioè più che altro volevo dire una cosa ragazzi, chi dice che il Sassuolo bla 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 scansuolo, me scanso, non ci capisce veramente un cazzo, non ci capisce veramente un cazzo. Allora innanzitutto Berardi, che molti dicono
capito, ma è strano che Berardi sta sempre fuori con la Juventus. Io non penso che per stare fuori contro la Juventus Berardi sarà Juventus, Europa League, quella prossima in campionato, nazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, dai ragazzi, seriamente, per favore, cioè non diciamo queste stronzate. E poi soprattutto, se andiamo a fare, io l'ho visto ragazzi da Kinoshi, se andiamo a fare un dato statistico, il Sassuolo ha levato, ce l'ho scritto qua, il 40% dei punti alla Juventus, se non sbaglio, negli ultimi 5, negli ultimi 4 scontri diretti, quindi nelle ultime 4 partite il Sassuolo ha levato 5 punti alla Juventus su 12, che non sono pochi, come ha detto Kinoci nel suo video. C'è riuscito solamente la Roma e poi tutte le big tipo Inter, Milan, Napoli, Fiorentina, gli hanno tolto meno punti alla Juventus, quindi tanto scansuolo non mi sembra. Parliamo anche delle altre che mi è rimasto poco tempo: Bologna-Cagliari, bene, 3 punti d'oro per il Bologna, peccato per il Cagliari. Parte questo ragazzi, che gol ha fatto Bruno Alves, e poi ragazzi, Storari, Storari, ma ste cazzate non potevi farle settimana scorsa, cioè sembra fatta apposta, oh. Settimana scorsa Gesù, oggi Giuda, Giuda, Genoa Fiorentina sospesa, l'Atalanta mi ha smentito perché pensavo sinceramente che non vincesse contro il Torino, perché l'ho vista con una partenza malaccio, ho detto il Torino per me vince, cioè il Torino poi c'è una bella squadra, può far male, invece ha vinto l'Atalanta con il rigore di Kessié, che comunque ragazzi è forte, ora tutti lo stanno sparando, tipo oh, pro futuro fenomeno, futuro Pogba, è forte, molto forte, però ragazzi oggi sul rigore, quindi ora manteniamo un attimo la calma e vediamo cosa combinerà nelle prossime giornate. Tre partite sono rimaste da dire. Allora, Chievo-Lazio, c'è poco niente da dire. Non pensavo che la Lazio facesse male come l'anno scorso, non ha fatto malissimo, anche perché l'anno scorso ha perso 4-0 contro il Chievo. Fare peggio dell'anno scorso mi sembrava veramente improbabile. Però a parte questo non è andata bene, si poteva forse tenere meglio la squadra, ma comunque c'hanno un allenatore che tu mi puoi dire quello che te pare, tu tifoso laziale, ma c'è un allenatore che non è un allenatore, c'è un allenatore come si deve. È un allenatore che ha allenato, perché secondo me dare una squadra come la Lazio, che sta in crisi da tempo, che si deve riprendere dietro un'identità, un allenatore che non ha mai praticamente allenato a grandi livelli, allenava i ragazzini, per me è una cazzata. Poi comunque la Lazio generalmente è una bella squadra, per me, lo dico da romanista, cioè c'è una bella rosa, tranne Marchetti che porca vacca è un citofono, a parte lui comunque c'è una bella difesa davanti, l'ha formata finalmente una buona difesa, perché l'anno scorso non si poteva vedere, centrocampo molto forte, esterni d'attacco buoni, quindi la Lazio può fare bene. Milan che perde in casa, che poi dico bacca come esattamente ti fa un fallo dal limite dell'area per prendere il cartellino giallo, sta cosa dico per fantacalcio mio, a parte questo, bacca non è riuscita a fare una fava di niente. Il Milan che clamorosamente perde in casa 0-1 con l'Udinese, facendomi saltare 85.000 schedine, santo Dio. A parte questo, Milan perde in casa 0-1, niente, il Milan ragazzi non è cambiato, pensavo che hanno detto quest'anno il Milan può far bene, anzi può far male a tante squadre, invece se fa male solamente da solo, è confuso, così confuso da colpire da solo. L'Inter che gioca a Pescara, gioca diciamo abbastanza bene, a fine primo tempo già qualcuno diceva, poi dopo l'1-0 del Pescara lascia stare, però già qualcuno diceva De Ber lo mandano via, De Ber lo mandano via. L'Inter non ha brillato come gioco, però è stata una bella partita. Il Pescara gioca bene, è vero che si chiude a riccio, è vero, però che glielo fa, e riparte molto bene, ha ripartenze pericolose, Handanovic ha salvato parecchie volte il culo all'Inter. Pescara gioca parecchio bene, poi c'è un campione, Icardi, che quando uno è un campione ragazzi è un campione, che si sveglia e decide di cambiare la partita e di farla vincere all'Inter, perché se tu lì non hai Icardi non vinci, è chiaro, non vinci. E niente, l'Inter vince, fa 3 punti importanti, ma io sono sicuro che quest'anno il Pescara darà tante tante rogne a tante tante squadre, poi vedrete e saprete che dire. Per quanto riguarda la partita della Roma potete tranquillamente andare a vedere il mio video, lì dico la mia. Attualmente prima in classifica a pieni punti si trova la Juventus a 9 punti, seconde Napoli e Roma a 7, c'è però da precisare che manca ancora Genoa-Fiorentina. Comunque se il Genoa vince va a 9 e riacchiappa la Juventus prima in classifica, altrimenti se vince la Fiorentina comunque non raggiunge le prime 3. Attualmente comunque parlare di classifica è veramente una cosa stupida, però noi lo diciamo in generale: Juve prima, Roma e Napoli sotto, ma comunque manca ancora mancano tutto il campionato, quindi ragazzi vediamo anche di parlare di classifica. Dopo 3 giornate, l'uniche che stanno a 0 punti sono Empoli e Crotone. Stasera si affronteranno Empoli e Crotone, una delle due se non tutte e due prenderanno punti, e quindi una delle due se non tutte e due si toglieranno questo problema dei 0 punti. Detto questo ragazzi, questo video finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente dite le vostre considerazioni sulla giornata di Serie A, vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se il video vi ha fatto cagare ovviamente un dislike. Domani, suppongo, domani, non oggi, domani uscirà la Serie A in un minuto e il video del fantacalcio, vi ringrazio per la visione, buon ciao. No, non uscirà, vabbè, non lo so raga, poi vediamo e ci vediamo ad un prossimo video.